Boh! Eccomi. Buonasera, David Bon. Ci sono. Scusatemi. Sono andato a prendere... Perché i cani hanno fatto un paticcio e... Ah. Sette minuti. Scusate, non volevo prendermi una pausa di sette minuti. Too much. Esatto. Ronno è il mio capo. Scusi, scusi. Non volevo assentarmi dal posto di lavoro per sette minuti. Vero? È tutto cielo. Buona l'anguria. Questa è la mia cena. Perché Teresa è troppo malata per cucinare. Non ci voglia. In che minuto di anguria così lo pisce fra... Fa 10 minuti devo pisciare. E piscio tutta la notte. Ah. Ok, sono pronta. Ci siamo. Devo fare così. Fare così. Così e così. Ah. Ah, mica eravamo arrivati al pezzo bello, fra l'altro, del gioco. Al pezzo bello. Na 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 na. Na 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 na. Qui forse può mangiare anche gli umani con sta mod. Non vorrei dire baggianate. Non vorrei dire cazzate. I know that I am intonato. Allora, avevo speso soldi, sì. Avevo comprato un botto di pozioni. Andiamo. Let's fucking go. Devo fare anche il chocobo. Andiamo a prendere Quina e a fare il chocobo. Ah, Quina è instant qua. Na 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 na. Go! Figa animazione di Thunder e quattro terzi, però il quadrato tipo del ruba. Gemma Grezza. Ah, merda, con Croporto devo cambiare arma. Devo mettere qualcosa per imparare un'altra abilità. Ok. Esatto.
Visto che mi ricordo. Bam! Non fa un cazzo di danni la sporca comunque. Merda. Loro invece i danni li fanno. Ok. Prendiamo un secondo. Na 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 na. Ah, in seconda linea la sborra. Come mai? È vero. Sborra. No. Ok. Lo porco. Vai. Ah, giusto. Il volume del gioco. Adesso dovrebbe andare meglio. Ma fammi vedere gli equipaggiamenti in generale, aspetta. Anche se li avevo già visti. Perché ho solo... Sì, sì, tutto imparato, tutto imparano tutto. Perché in teoria salto anche dalle retrovie è potente, credo. Credo sia quello. Ehi là. Ah, merda, sono incontri casuali anche qua, è vero. Non ero pronto psicologicamente a un incontro casuale anche qua. Oh, merda. Oh, oh. Allora. Ok, fa comunque un casino di danni. Idrorespiro e AOE, è vero. Vai, Coito, cazzo! Uccidilo di un colpo, ti prego. No, non lo uccidi di un colpo, Coito. Idrorespiro, sì! Là! Bisogna stare accorti. Ciao, Zanfox. Bisogna stare super accorti. Allora. Ok. Sta roba che legge dopo input mi manda fuori di testa. Andiamo. Non c'è il bivio, no. Papà, papà. Ah, oh, c'è la fame. Namo. Ah. Troppia la rana. Immagino una delizia, Zanfox. Io so... Oh, merda, il nome di Quina. Cazzo. Allora... Mano dominante entrambe. Linguina. No, no, non avete capito. Sborra era perfetto. Sborra deve essere una parola che a volte... No, allora. Deve essere una parola che a volte è verbo, a volte è nome, a volte... Tipo sborra è perfetto perché funziona sia come soggetto di una frase, la sborra come verbo. Lei sborra, hai capito? Per questo, e per così nelle frasi, si incastra molto meglio. Lecca, bravi, lecca, già ci stiamo avvicinando. Lecca, già funziona. Datemi di più, datemi qualcosa di più spinto. Datemi qualcosa di più spinto. Succhia, lecca.
ricca clitoride, no? Clitoride ni, perché non funziona anche come azione. Coitina, abbiamo già coito, Zanfox, abbiamo già coito, svegliati, vi voglio più sul pezzo. Oppure, leccami, succhiami, mangiami, scopami. Scopami. Scopami potrebbe avere del potenziale nelle frasi. Dipende cosa viene fuori. Però potrebbe succedere qualcosa di bello con scopami. Non abbiamo ancora provato un verbo che funziona così. Quindi che verso di me, dove il soggetto sono io. Scopami, vuoi una rana? Ok? Sì, la voglio. La voglio! Ok, tieni, scopami. Grazie, dottor Namo. Namo! Non te vedo mica, lo so bene, scopami. Scopami! Che cosa fai? Devi abbigliare la d'artri, non hai ancora da imparare. Ok. Speriamo, dobbiamo solo sperare nella frase giusta. Scopami può avere del potenziale. Scopami, se continui a mangiare rane non ti imparerai mai a avere arte di armagnà, figlia mia. Lo so, signora Mae, però guardi che la ranocchiona mi ha pigliato, non potevo dirgli no. Non l'ho mai vista una più buona di questa. Vogliamo allontanarci un po'. Ma che, esistono altri paesi, altre cucine, altre qualità di rane? Sì. Era in dialetto, sì, l'originale. Tutti i personaggi erano un dialetto, perché in giapponese avevano usato i vari dialetti del kanji. Va bene. Sì, perché credo che abbia usato la stessa cosa. Di Final 9, che in giapponese usano i vari dialetti delle regioni, e quindi in Italia si è adatta proprio bene questa cosa con i dialetti regionali nostri. Coito, cos'hai? Quella signora cicciona assomiglia a mio nonnino. Croporco, vado a parlare un attimo, vai. Vai, Croporco. Ba 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 ba. Un do posso dire. Andiamo via, coito. Ciao Dante. No, no, questa è una. C'è una mod qua sopra. C'è una mod grafica. I fondali sono tutti rifatti in HD con l'intelligenza artificiale e i modelli sono tutti rifatti. No, ma se giochi al gioco originale fa più schifo della Play 1, Crono, non è una remastered. È la Moguri mod che fa sto effetto. Allora scopami. Scopami, noi gli abbiamo comprato la forchetta, scopami. Guarda, deve impararsi l'una piena, che è infinito. Non puoi imparare un cazzo qui, na? Gil up puoi imparare, ok? Siero. E poi gli mettiamo qualcosa in testa giusto per difenderla. Questa la dobbiamo lasciare, ok. Dobbiamo magnare con Quina, dobbiamo magnare. Wow! Allora, Quina, è ora di magnare. Gentleman! Qui si fanno un male cane. Ah, e poi c'è una mod che aumenta anche la difficoltà, Dante. Oltre ad aggiungere Beatrix come personaggio giocabile, perché in realtà in origine c'era Beatrix come personaggio giocabile.
e 4 boss segreti che hanno recuperato e restaurato dal codice del gioco. Olè. Allora, qua facciamo ruba, coito, magia nera, thunder. Attacco con lei. Ah, merda, fa male lei. Divora. Bastardi. Non si può dormire a casa di Quina? Boh, non ne ho idea, onestamente. Ha preso idrorespiro, let's go! Vivi ha fatto pochi danni finora, è, è molto situazionale. Magari hanno delle resistenze che non conosco. Ah, non ne ho la minima idea. Sono all'inizio, Zanfox. Appena preso Quina. Beh, oddio, non manca tantissimo la fine del CD1, in realtà, eh. Allora, andiamo a facciamo un salva. No. No, ma che bel salvataggio, ho fatto B. Ah. Allora, il Ciocobosco è di qua, no? Po, 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 po. No, Vivi non si sente, diventa depresso dopo. CD2 o 3 addirittura, forse. Allora, attacca Boggy. Ok. Letale! Questo ce lo mangiamo instant. Merda. Sborra ha subito duramente il colpo di... Fanno un male cane sti figli di puttana. Mega pozione, top. Mangia, mangia, Quina. Let's go, let's go, let's go! Zuccone. Ta 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 ta. Cosa fanno le abilità che ho preso di scopami? Allora, idrorespiro se è danno ad area, immagino. Provoca danni dell'elemento acqua a tutti i nemici, top, ok. Alla fine è una magia ad area. Togli HP ad un membro pari, difesa fra i propri HP e il max. Ah, ok, zuccone fa cagare. Scopami è una bestia. No, non puoi, Zampa. Non c'è il PvP. Andiamo al Ciocobosco. Strano, eh. Tutti i giochi della Play 1 ce l'avevano. Solo questo non gliel'ha messo. E questo è il Ciocobosco. Sì, sì, su Final, su Final 8 ci sta il multiplayer. Bellissimo il PvP dell'8. Oddio, come funzionava qua? Dovevo entrare col Ciocobo, giusto? Non ricordo più. Ah, ok, sì.
Lo sa Crono che stavi scherzando? Que! Chissà se c'è una mod per fare più UP su Final. Dai. Parlami dell'affare. Madonna se li pago 60 kill. E ci pulisco il culo con 60 kill. Non. No. Que. 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 Madonna che bella sta musica. E qui. Madonna. Ma che poi devo trovare le ciocografie, vero? Oh no. Eccola. Questa è la ciocografia. No, è una tenda. Oh! Poi la tenda è OP, mi serve. Ho 10 secondi extra. E ci pulisco il culo con 10 secondi. Oh no. Dove cazzo è? Vabbè, non vale. Voglio fare una ciocobeccata di brutto. A me piaceva un sacco il ciocobo in sto gioco. Oh no. Oh no. Dove cazzo? Questa è la ciocografia. Lastra incisa, let's go! Livello... Micchia, mi si è induito il becco! Ora è più duro del... Madonna, livello 3! Quasi duro quanto il pene di Crono. Que? A me è sempre piaciuto questo. Il becco si è induito di nuovo. L'unica cosa è sapere quante ciocografie ci sono in questo bosco. E poi anche andare a caccia di ciocografie è carino. Ah, vaffanculo. Tanto fa... Sì. Vorrei sapere una cosa. Allora. Ciocografie guida FF9. Voglio solo sapere quante ce ne sono. Perché se no non ha senso. Se ce n'è solo una, hai capito? Ciocobosco, indice. Gli scavi. Sì, lo so. Ok. Azzurro, bla bla bla. Ricapitolando, ciocobosco. Non ho capito.
un'immagine su Google, cioè che è su Google Immagini. Perché ci sono diversi ciocoboschi, no? Non c'è solo questo. Perché poi c'è il Ciocaveo Parco e... Quanti ciocoboschi ci sono? Cioè ogni ciocobosco avrà il suo, no? Se non sbaglio. Cos'è questo? Welcome. Ciao Liammar. Ma no, il follow per follow su Twitch non serve un cazzo, cioè ti metto il segui, poi non guarderò mai il tuo canale, tu mi metti il segui, non guarderai mai il mio canale e ferisci solo i miei sentimenti, capisci? Cioè non ha senso di esistere questa cosa. Mi dispiace. Aspetta, stavo cercando. Allora, qua è dove sono le ciocografie proprio da fare. Io invece volevo... Vabbè, ci torno con l'aeronave, lo facciamo in un attimo al massimo. Cazzo me ne forte. Giusto. Come ragionamento ci sta. Ah, facciamo un'altra ciocobeccata. Facciamolo con la velocità, dai. Poco, col fatto che c'è il tempo. Oh, madonna. Ma dove cazzo è? E qua. No. Qui. Ma ho la sensazione che l'orologio non vada. Non vada tanto più lento con il. Con l'F1, o sbaglio. Con la velocità. Ah, rimane uguale il tempo. Ma allora. È una truffa. È palesemente una truffa sta roba. No! Vabbè. Ma così è scravo, scusami. Sei proprio un giocatore scorretto. Là, mi piace sta cosa che... Mica potevate dirmelo subito che il tempo rimaneva uguale. Non c'è nessun motivo di non farlo. Cioè. Dai. Oh. Madonna, c'ho il becco durissimo. Hai visto come becco? Dai, cazzo. Dai che qua. Oh, Elisir, let's go. Madonna, un becco durissimo. Come fa a non piacere sto minigioco? Fa tutti sti suoni. No. Vabbè. Sì, però il problema è che io voglio... Cosa faccio con verificare i punti? Partite bosco totale, punti totali. Cosa fai con i punti? Ah, merda. Devo averne un po' di più per pigliare la roba. Ok. Facciamo una ciocobeccata. Ma. Oh.
Dici sta di brutto la velocità aumentata. Ma vabbè, che facile anche arrivare al bonus dei 4 secondi. Ma dai, è qua. Poi l'hitbox è comunque abbastanza piccolo del... È qui. Che probabilmente ci saranno sempre i soliti, devi... Dai, è qui. Un pelo, il becco si è indurito. Boh, non mi sta più dando l'astre. Provo ancora una volta. Però secondo me io le ho fatte tutte. Cioè una sola ce ne stava all'inizio qua. Sembra strano, però io ne metterei, se io fossi lo sviluppatore ne metterei due. E che cazzo. Dai, oh. Dai. Che culo. Dai! Secondo me le abbiamo fatte. Puoi dirlo, Zampox, best minigame ever. Anche se so che probabilmente sei ironico. Ah! Secondo me le abbiamo... No, aspetta, ciocografia, c'era scritto. Non ho mai visto. Oh, una ciocografia! Ah, è un pezzo di cioccolato. Oh, madonna. Fa vedere. Dove sono le gravità? Come funziona l'inventario? Oggetti? No. Allora. Ciocografia. Nel cielo vi siede terribile affronto un luogo, una pista. Boh. Ciao, Crono. Ho trovato una ciocografia anche, oltre a una lastra. Ma io faccio un'altra ciocobeccata. Beh, ma anche con le lastre devi andare in un posto preciso. Però hai l'immagine, no? Ah, c'hanno due parti. Visto... Donna. Ma che cazzo, ok. Livello becco 10. Abbiamo un becco durissimo. Fatto. Fine. Abbiamo trovato una ciocografia e una lastra. Secondo voi c'è qualcos'altro da trovare qua? Boh, direi che prova basta. Visualizza ciocografia.
Ah, ok. Andiamo a fare riva del fiume. Ma dobbiamo andare. Siamo stati bravi, dai. Abbiamo trovato un botto di oggetti. E... qua è dove sfocia il fiume nel mare. Oddio, la mappa come si... ah, ok, di qua. Che è quello che io voglio solo capire cosa c'è e cosa non c'è. Il resto lo gioco volentieri. Lo gioco volentieri io. Ma è qua, no? Eccolo. Let's go! Eh no, sono sul Chocobo. Quando sei sul Chocobo non ci sono gli incontri casuali. Madonna. Madonna! Big treasure questo. Toglila. No, sono sceso per sbaglio. Ah, ma lo... figo. No, non li ho disattivati. Quindi, in teoria... dove vado? Non so se tornare... a parte che posso riposarmi con una tenda, effettivamente. Poi è figo che ti danno il Chocobo così presto. Allora, io adesso farei... non faccio niente. Scenderei. Chiamerei mio Moguri figlio di puttana. E userei una tenda, tanto le ho trovate. Poi salvo. Eh sì, scusami, cioè, perché pensavo di poter riposare. E non so se fare un incontro casuale per vedere se posso mangiare qualcosa di diverso con Quina prima. Oh yeah, vediamo se posso mangiare gli umanoidi. Ciao, professional. Ma magari potevi riposare parlando con la guardia, non ti ricaricava la vita? Vai, Coito. Degli un colpetto. Sporra, colpiscilo. Ah, merda, hanno poca vita. Ruba. Ciao Lord Mortimer. Ok. Difesa. Attacca. Difesa. Divora. Ah. È che lei lo sfonda. Palle. Tipo questi umanoidi qua non potevi mangiarli nel gioco originale. No, figlio di puttana. Bastardo. Invece qua puoi mangiarli gli umanoidi. Volevo mangiarmi uno di quei cosi lì e vedere cosa mi insegnavano. Ok, vediamo. Perché non mi ricordo più se... non mi ricordo più se questa mod è randomizer che te li fa mangiare. Oh, illa! Ma guarda questo signore! Là! Cinquantotto, poca roba.
Contrattacco benefico. Questo fa veleno col colpo se va male. Magna. Devo indebolirlo per magnarlo. Che lui lo sciotto, ho paura. Mancato, madonna, qui nell'agilità. E non si... Ah, non si avvelena lui con siero. Perché ha siero, giusto? Hanno tutti siero. Non riuscirai mai ad avvelenarmi. Madonna, che male. Divora. Dai, magnatelo, magnatelo, magnatelo. Magna, Quina, magna! Difesa totale, let's go. È utile difesa totale, forse. Considerato che non abbiamo Garnet. Dai, yeah! Allora, equip... Ok. Esorcista o esotermia? Prima questo, vai. Vedi, sono troppo un pro, Lothmortimer. Adesso idrorespiro, difesa totale e zuccone che fa cagare. La salviamo se... Il chi conosco, cos'è? Ah, il Ciocobosco, sì. Sì, l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Abbiamo preso una ciocografia e una lastra, abbiamo già trovato il tesoro. Ha fatto il tesoro, ci aveva dato degli equip, se non sbaglio. Cosa aveva dato? Il Moonboot, che ha vigilanza e HP 10% up. Ma lo sto già imparando a HP 10% up, quindi niente. Ok, però buono. Sì, sì, l'abbiamo fatto con speed up perché abbiamo scoperto che fra l'altro il timer va avanti uguale. Ci abbiamo messo un cazzo a farlo, infatti. Ma poi Coito non impara nulla. Non ha niente che insegna. E poi si imparano i parchi, non vorrei... Vediamo quante vita hanno sti cose. 81. È ancora vivo. Difesa. Mancato. Magna, magna Quina, cazzo. Wow, wow. Che schifo. Mi fanno schifo gli insetti. No. Mica se mangia le vane crude, gli fanno schifo gli insetti che sono il cibo del futuro. Lo so che gli alza uno, però Galoshen abbiamo solo più una. Figa con... per questo devo usare Garnet. Mettiamo i bombuti, do. I bombuti che ne abbiamo due. E no, non c'ho la sua skill già. Impossibile. A meno che non sia una di quelle degli altri nemici che ho mangiato. Andiamo, va. Abbiamo farmato abbastanza. La grozza di Ghizamaluk non era ovvia. Sono Sborga, mi riconosci? Maledetti. Oh no, c'è la cosa aperta, la porta aperta. Maledetti maghi neri. Io
Io. Ah, Coito. Non ce l'abbiamo con te, lo sappiamo che tu non c'entri. Non possono essere tutti i tuoi simili, ok? Impossibile. Qua dobbiamo pensare al re. Sbrighiamoci, Croporco. Se Ingoia è davvero qui, potrebbe trovarsi in pericolo. Dai, muoviamoci. Lo so. Ingoiare qui potrebbe essere un problema. Tu... No, non sono qui, maghi neri. Bla bla bla, dammi la campana. Kill. 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 Se come mai parlano in inglese qua? No. Chi c'è? Indovina indovinello. Ma che sei deficiente? No, ma facciamo fuori questo demente. Che figo. Oh no. Ah cazzo, sono loro anche come... Allora, magia nera non gli fa un cazzo sti cose, figurati. Vediamo. Meglio che un calcio nel culo e un dito nel culo. Vai. Coda Phoenix, ok. Loro fanno più male di noi. Oh, porca di quella troia. Mi servirebbe una cura ad area che non ho. Lizard, merda. Dio. Ma salto? Così? Quando cazzo vuoi, nel senso. Senza troppo disturbo, Freya. Sborra ci mette 30 anni a uscire dal salto. Dove andate a finire, Sborra? Dai, Sborra, ti prego. È il tuo momento. Magia blu. Ah, merda, costa 60 MP. Vediamo il drorespiro se fa danni ad area decente. Sborra, vuoi arrivare? Guarda che... Ma scopami. Madonna, scopami, gli ha squirtato addosso di brutto. Oh, finalmente. Merda, ma hanno un casino di vita ste cose. Porca di quella troia. Intanto qualcuno su Resetera. Cos'è Resetera? Mi stanno rompendo il culo. Ti faccio salto? Ok. No. L'unica è fare salto con lei. Là. Vaffanculo. Porca troia. Sono forti sti tizi.
Scappate, però mi hanno annientato, cazzo. Ah! Devo andare a usare una tenda. Madonna, le due tende che ho trovato. Le due tende che ho trovato le ho già sprecate. Sono le quattro che abbiamo comprato, però. Beh, gli anni 90 sì, sono un po' cringe. Di brutto anche. Oh, madonna. Andiamo full attacco stavolta. Chi è che... Questa è la notifica. Ok. Allora, facciamo. Attacca. Vabbè, gli anni 90, guarda che... Lord Mortimer sono di un cringe pazzesco. Tutta quella roba tipo... Ah, non mi ha fullato gli HP. Merda, la tenda non, non fulla gli HP. Porca troia. Gli anni 90 sono quelli del "Hey, it's road call!" con la gente con gli occhiali da sole. Madonna. Madonna. No, Coito, cosa fai? Ho attaccato con Coito. Ok, uno è andato almeno. Conviene che li vesso e uso le cose di Fenice per... E la Madonna! Ma cosa sono sti cosi? Attacca. No, 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 non botta su Freccia, che è l'unica che ce la può fare. Però sono lenti. Però sono stralenti. Merda. Allora, oddio, dove devo andare prima? Ah, lì devo parlare. Si parla con qualcuno. Lì mi sa di porta in porta. Qua. Busto bronzeo. Ma ce l'avevo già. Busto bronzeo, chi può equipaggiarlo? Oh, antimedusa. Vai. Ah, mezzo, anche incontri casuali. Non sono maghi neri almeno, no. Però sono morti. Ah, qualcuno c'ha l'abilità, fra l'altro. Dovrei... Ha un sacco di vita, Sborra. Qual è la porta celeste? Quella in mezzo o quella a destra? Grazie. Stai calmo. Vai qui dove spivo, Quina, ti prego. È ancora vivo quel figlio di puttana. Berserk mi va bene come è stato salterato.
quel cazzo di scheletro ha una quantità di vita incredibile. Là, muori, coglione. Sciame, cos'è? Berserk di nuovo, vero, va bene. Va bene. Berserk va male, male, male solo su Koito alla fine. Merda, però non puoi missarmi con Berserk. Minchia. Mancato ovviamente. Là. Ogni battaglia devo usare tipo 1000 pozioni. Oh. Grazie per il raid. Grazie Seth per il raid. Benvenuti. Ciao. Ok. Stiamo giocando a una mod di Final Fantasy 9 che lo rende leggermente più impegnativo. Ma noi non ci fermiamo davanti al nome. Vero? Suona. E non hai visto in Goya che è la migliore. Brava, virgola, in Goya. Oh, aspetta. No! Ok, oh merda, questa era forte. Questa era forte, 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 forte. Se non sbaglio, è una rottura di coglioni anche nel gioco normale. Eravamo morti l'altra volta, quando avevamo fatto gli eroi, mi ricordo. Grazie per il follow. Allora, pensiamo, ragioniamo un attimo. A cosa sarà debole? Fire, facciamo. Questa è un po' forte. 26 gli fa Fire. Perché? Ah, Quina è ancora in Berserk, no? Cosa fa questo? Provoca danni fisici a un nemico. Proviamo. ...162, niente di che. Ah, giusto, cambiava qual... Ok, ok. Ma faceva dei status alterati cattivi, se non sbaglio, vero? 170 con l'attacco fisico, così. Ah, ok, perfetto. Qua lo fa anche di peggio, probabilmente. Magari lo fa... Perché tanti nemici che fanno status alterati in sta mod finiscono per farne... come si dice? Finiscono per farne diversi o di più o in modo più intelligente. Anche se però non sta facendo un cazzo. Eccolo, cosa fa? Ha aumentato il potere d'attacco. E non ho gli MP per fare difesa totale. Costa 60 MP difesa totale. Andato, andato, ce l'ha dato di culo. Ce l'ha dato di culo che ha sprecato tutti i turni. Va bene. Sì, sì, lo finiamo in teoria. Cioè, no, non oggi, però sì. L'idea è di finirlo. Ma una run completa di Final Fantasy IX moddato, dove c'è dei contenuti che avevano eliminato dal gioco. Tipo c'è Beatrix come personaggio giocabile, che si prende proprio nella storia, con anche delle frasi che hanno riesumato dal codice. 4 boss segreti che non ci sono mai stati e sono nel codice comunque, li hanno tirati fuori.
e d'un paio di minigiochi in più e qualche dialogo in più. Brutto. Dovete stare accorti. Un'altra armi, ok. Croporco ha ancora 4 in pala. Ah, merda, ma perché c'è la fascia di pelle? Idrobracciale. Che ruba più kill, cleptomane, marsupio l'abbiamo finito, vigilanza con il Monboot. Cos'è questa, la quarta? No, ma io faccio sempre live così. Aspetto. Ok, meno male. Ruba più ghil. No, sì. Vigilanza cosa fa? Ah, niente attacchi alle spalle. Antimedusa, chi lo sa se mi serve. Fuga con ghil, noi non scappiamo mai. Non ci serve. Gentleman, c'ha più vita fregia di noi. Sì, sì, infatti ho tolto Gentleman e metto sinergia. Scopami invece. Ah, sempre quello. Gilap serviva di brutto. E tenere Gilap fin da subito, secondo me, è la base. Perché in sto gioco stiamo usando una quantità di pozioni e oggetti pazzesca. Guanti Mithril. Un cappello. Più vecchio stampo. Di nuovo. Ma in generale di gioco non gioco. Di nuovo non gioco a nulla. No, sono pochi i giochi nuovi che macchiappano. Turbamento, let's go. Che non so cosa faccia. Ah, è una magia. Ah, fa quello che fa disturbo. Ok, perfetto, una magia nuova. Vabbè, Multiversus è un'eccezione. Sono rari i giochi nuovi. Vabbè, anche Elden Ring l'ho giocato un casino. Poi... non ne ho la minima idea di cosa faccia disturbo. Elden Ring l'ho giocato, Resident Evil 2 Remake l'ho giocato. Il problema di Queen è che finisce troppo in fretta gli MP, però non sono male. Cioè, fare danno acqua a questo punto del gioco non è un cazzo male. Io qua farei un Fire ad area. Ah, poi, ecco, allora, in questa mod, gli status alterati dovrebbero essere più efficaci. Xenoblade mi era piaciuto quello del Wii. Quello della Switch l'ho giocato un po' e mi sono rotto le palle. Dipende. Quello della Switch c'era stato un punto della storia che non mi... Oh, entra! Vedi che entrano! Sti status nel gioco normale non entravano mai. Ma il fatto che adesso entrano sti status ti permette di avere tutta un'altra strategia in battaglia. Tipo adesso, io c'ho Croporco che fa un male cane. Io picchio lo scheletro. E BAM! Hai capito? BAM! È sgravissimo così. C'è tutto un nuovo layer di strategia che... Io non ho mai capito, nei Final Fantasy hanno sempre fatto sta roba che i status alterati entravano una volta ogni 10 anni. Che è una cazzata mai vista. Tutti i boss immuni a tutto, tranne robe super situazionali. E merda, così sì. Ah, è vero, potevo mangiarne una, non ci avevo pensato. Cosa fa guarda come abilità? Se è un'abilità inutile, guarda. Attacca tutti con un lume luminoso. Ah, merda, magari è utile. Fa danno ad area.
Sono fermo, Crono. Sono immobile. Aspetta che chiudo la porta, che i cani mi hanno di nuovo aperto la porta. Ah, tu dici. Diamo il massimo, ci sta. Ci sta, Crono. Ok. Ma il boss c'è un c'è il salva prima. Mio marito è rimasto intrappolato sotto questa campana gigantissima. Oh no! Poverina. Mogu. Vai, mangia, Seth. Nutriti. Hai dei semi di cupo... Madonna, ci fosse parlare il Cronosaur... Avrei dei semi della Madonna. Vabbè, adesso qua. Olè. Amore! Che carini. Quindi adesso dove vado? Scusatemi. A destra ci sono i moguri, quindi. Oh no, un combattimento. Oh no! È tornata! Perché auto? Oh, chi ha messo auto? Non lo voglio auto! No! Com'è entrato auto? Ok. Ho schiacciato un tasto! Ok. Cuore matto, merda. Mancato, let's go! Sborra, fammi sognare! Allora. Oh no, è morta scopami. Allora faccio così, facciamo così. Ma vuoi finire? Teresa aspetta un bimbo di Poppy. Aspetta. No, qua sto cazzeggiando con te, aspetta. Allora. Merda. Non so se attaccare e darci dentro a sto punto. Attacco. Perché non aveva tantissima vita. Adesso c'ho l'arma anche più potente. Lancia. Energia, sta troia. Cuore matto di nuovo. Fallo sborra. No! Lui ci casca di brutto. Porca di quella puttana. E si è sciottato. Salto. Porco Dio! Lo sapevo. Vabbè, ma dato sono qua. Alla fine.
Ah. Allora, ok. Sì, direi di usare una tenda. Per gli MP di Quina. No, non credo di aver stato delle lettere. L'ho consegnata qua. Come niente Mogunet? Gliel'ho data. Consegna lettera di Mokko altra. Ah, no. Che altra? Dove potrebbe essere? Chi ho saltato? Ok. Ah, no, fammi usare la tenda prima, aspetta. Allora, vi lascio con l'hype del boss che porto fuori i cani. Torno subito. Perché Teresa dice che devo portare fuori i cani. Ok, abbiate pazienza, torno subito. Ok, fate i bravi. Sta per venire il temporale. Ah, ciao Seth, Xerox, rieccomi. La seconda... Ah, mica, non ci arrivo veramente la seconda canzone. Scusami, Zanfox. Non volevo... Ah, oh, che angoscia sta roba di Twitch, che se te ne vai la gente se ne va, devi stare... Mamma mia. Ma poi mi avete aperto la porta, cani. O state dentro o state fuori. O state dentro. Sì, va bene. Sì. Ma pensa avere dei figli. Pensa avere dei figli, cazzo. Che ti vogliono entrare nella stanza, uscire, farsi i cazzi loro. Ok. Fuori no. Ah, qua ci sono i draghi, vero? I draghi che ti sfondano. Oddio, ho appena salvato. Ti romperanno di brutto i draghi, non ha senso. Lo vuoi? Cupo. Cupo. Sì, te li porto i semi di cupo, tossico di merda. Oh. Il boss è subito qua. Sporra, su, forza! Signorina Sporra, dovete stare attenta. Ho visto due tipi sospetti, bla bla bla. Se non ci sono i nomi non mi diverto.
Let's go! Ok. Boh! È troppo bello. I modelli rifatti sono troppo belli. Sembrano quasi leggermente in cel shading. Elysir, bravo. I know. Ma io non sono in senso mancato, dai. Thunder. Salto. Voce del silenzio. Oh merda. Subito. Ah, uno solo. A Vivi. Ovviamente. Non è entrato perché è immune. Bam! Con lo spintone. Non lo so, ma io resisterei quanto vuoi. Mi spiace solo per Teresa che è da sola. Perché mi piace fare al 9, lo gioco volentieri. Allora, adesso vi faccio. La magia non fa un cazzo in sto gioco, davvero. Forse... Blizzard gli fa più di Thunder, ok. Ma sì, non ha voce, devo essere sdraiata. Non ha senso che viene qua. Si sta guardando Modern Family di là. Ma non è niente di che sto qua alla fine. Sto boss. Madonna, a parte la velocità dell'attacco, non hai rubato niente, porca troia. Antidoto, dov'è? Ah, merda, giusto. Idro, merda, eccolo, l'ha chiamato. Wow. Cappello jolly. Non ha niente, sono sempre due gli oggetti da rubare, no? Vai, scopami. Allora. Blizzard. È che non vorrei avesse tre oggetti. Un oggetto consumabile e due equip. Ah, vedi. Di nuovo, a chi? A lui, ovviamente lo fa sempre a Vivi. Secondo me l'IA corretta... Merda. A parte che è velocissimo. Bastardo. Volevo usare una mega pozione su... su Sborra, però... Sì, ci sta. Se no, mai più. Non riesco mai più a curarla. Non missa mai, anche con Blind, sto maledetto. Bastardo!
Oh, finalmente ha missato. Erba dell'eco a Coito. Grande miss di nuovo. Che palle. Secondo me non ha più... No, poi dovrebbe dire non possiede nulla. Strano, perché dovrebbe rubare praticamente sempre. Olè. Adesso entra. Dai, con sta bot è impossibile che... Boh. Anch'io lo vedo invariato. Stavo pensando anch'io che non è entrata la mod. No, però è impossibile. Ho fatto il launcher. E no, e poi i nemici nella palude mi shottavano con idro. Fa più danno, dici? Però non ruba, sta roba che non entra e ruba. O non ha più nulla da rubare. Potrebbe dire non possiede più nulla. Però ruba dovrebbe entrare con la mod per forza ogni tot. Miss. Ah, merda. Ah. Beh, idro fa tanti danni. Che palle. No, ma l'ho lanciato col launcher giusto, sono sicuro. Che culo. Sì, davvero terribile. Oh! Madonna! Vai. Madonna, adesso t'attacco con sta roba. Bam. Poi blind non gli ha abbassato così tanto la precisione. Mi becca sempre, cazzo. Merda, pure quando ho 255. Cosa fai in trance, Quina, già? Oh, grazie a Dio, attacca. Quanta cazzo di vita hai, figlio di puttana? Devi curarmi scopa, mi vivi, mi dispiace, sei un healer. A cucina, che non mi serve a nulla. La trance di Quina è di un'inutilità incredibile. Cazzo me ne frega. Poi fa un male cane almeno. Bam! 216.
Poi io non è che sono underlivellato qua, eh. Qualcosina abbiamo fatto di extra, quindi anche come equipabilità sono messo bene. Il danno che mi fa è tanto. Vai. Muovi, per favore. Muovi, per favore. Oh, un miss, grazie a Dio. Attacca. Ma non ho skippato nulla. Non dovrei essere under level. Non sono mai scappato da... Non sono mai scappato da un incontro. Madonna, quanta vita ha ancora sto coso? Cristo. Attacca. Che culo. È andato? È andato? Con Freya morta che non si piglia la sporca, non si piglia gli AP e l'exp. Porca troia. Oh. Che fatica. Vabbè, 5 AP. Niente di così. Niente di così terrificante, secondo me. Allora, amica level up alla priorità, altruismo, ok, altruismo non è male, Ah, poi c'ho level up che mi piglia un sacco. Vediamo pesticida. Grazie, Crono. Il tuo bravo per me conta tantissimo. Mi sento molto più importante adesso. Ah, finalmente qualcuno con un po' di voglia di lavorare. Sta gente della porta sud che non ha mai voglia di lavorare, cazzo. La Garnet è la più bella che sia mai stata da Alessandro. Io non la conosco Garnet, ma conosco tale Igoia. Ebbene sì, ne vado matto. I sottacetomani, cazzo. Come si chiamava lui? Scroto già? Come si chiamava? Sì, Scroto. Vai, Scroto, è il tuo momento. Mi piaceva sto pezzo dei parti separati del gioco. Oh, 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 oh. Mi piaceva usare Steiner per camminare in giro. Mi piace il suono dell'armatura. Diglielo. Beh sì, una volta che levi i giochi sti pezzi sono sempre noiosette. Però non so, hanno, per me hanno sempre, hanno un fascino. Ah, devo parlare al ragazzo, ok.
hanno un loro fascino la prima volta che ci giochi. È un bel espediente narrativo. Bravo giovine. Ho un contratto di 6 mesi. Facciamo se prossimo torno al castello. Cazzo, il contratto di 6 mesi. È come nel mondo vero. Ah, non sei ancora arrivato dal cazzo. Ti levi dal cazzo. E tornaci a Lindblom. E quindi? Perché non si leva dal cazzo? Anzi, sentite, vai. Vero, nel mondo di Final 9 c'è anche la Spagna, perché Carmen ha l'accento spagnolo. Oh, me li sono tolti dallo scroto, andiamo. Oh, che due coglioni. Vieni un po' qua. Tanto Steiner di scroto ha una persona in quel bagaglio, cioè, quanto cazzo è forte. È la Madonna. Ah. Grazie. Oh. Sì, non ha nessun senso quella conversazione. E anche qua, perché Final 9 vede il futuro. Non solo vede il contratto a 6 mesi, ma vede anche il Covid. Gli ha lasciato l'oggetto per terra, perché non voleva prendersi il Covid da scroto, che ovviamente non va dall'igiene personale, perché il suo bagaglio puzzava. Scroto, ops. Signorina ingoia, bene. Stai attento come mi chiami, scroto. Ma se ingoia se lo voleva scopare, croporco, dai.